Buonasera a tutti, bentrovati a questo speciale su Sky 905, Rete Orosat di Arte 24. Sarà un servizio unico. E conosciamo Officina Materica, che è uno spazio espositivo di nuova generazione, è stato inaugurato a settembre 2010. Ai nostri microfoni due fondatori, Fabrizio Di Nardo e Piero Orlando. In più abbiamo anche intervistato Fulvio Biancatelli, che è l'artista che espone in questo spazio, e in più ancora l'artista fotografo Fabio Stassi. Per la parte critica con noi sempre il professor Claudio Lepri. Via il servizio. Con noi il professor Claudio Lepri, a cui domandiamo un po' di parlarci della manifestazione che si sta svolgendo. Buonasera a tutti, ci troviamo nell'Officina Materica di Piero Orlando e di Fabrizio Di Nardo. Siamo nella zona dell'Eur, la location è particolare, alternativa, direi in simbiosi con l'attività artistica dei protagonisti. Vi si svolgono eventi culturali e mostre. Sottolineo alcuni aspetti fondamentali per far comprendere al nostro pubblico sia lo spirito con cui operano gli artisti, che tengono a sottolineare che la loro non è un'arte mercenaria, ma ancora più importante è la risonanza del loro lavoro. Sono patrocinati da enti pubblici e privati. Hanno partecipato alla Biennale di Architettura di Venezia nell'agosto 2010. E hanno esposto a New York da Cipriani, che è stata una banca nell'Ottocento e oggi ristrutturata a ristorante. Benvenuti a Officina Materica. Officina Materica è il nostro laboratorio. Nostro laboratorio molto comodo. E l'abbiamo incontrato per caso quest'estate, proprio con l'esigenza di dover realizzare l'opera che avremmo portato poi alla Biennale di Venezia di Architettura, la 12ª Biennale. E in contemporanea abbiamo avuto questa opportunità, e come per tutte le altre cose di questa fantastica avventura artistica non abbiamo avuto neanche un attimo di esitazione e abbiamo deciso di farlo nostro. E adesso è diventato, oltre diciamo che al nostro laboratorio operativo, anche uno spazio dove condividere con gli amici e con gli appassionati d'arte, anche i collezionisti, che tra l'altro proprio negli ultimi tempi vengono anche un po' trascurati anche dal mercato dell'arte, nel senso che questo mercato dell'arte lo vediamo molto rivolto agli artisti, stranamente, perché è come se un settore commerciale fosse rivolto solo al produttore e non ai consumatori. E questo per noi è un gioco divertente, una sfida nel rilanciare l'arte nella direzione giusta, ossia sì, soddisfare la naturale necessità dell'artista di mettersi in mostra, ma anche soddisfare il piacere di chi è interessato all'arte e adesso si sente un pochettino trascurato. Questo è il concetto da dove abbiamo cominciato a pensare che questo luogo poteva diventare un luogo dove l'arte aveva i suoi spazi in tutte le direzioni, per gli artisti, per gli appassionati, per gli amici che condividono con noi, anche se in maniera parallela, questa passione, e piano piano si stanno accorgendo dell'arte. Questa è la più grande soddisfazione che abbiamo. Bene, se ci parlate anche un attimo delle vostre opere. La tecnica è una tecnica particolare, il supporto è un supporto di legno multistrato. Senza questo supporto non si potrebbero avere questi effetti caratterizzanti la tecnica, e la prima fase si svolge con normali attrezzi, semplici attrezzi dell'artigiano che lavora in legno, quindi martello e scalpello. Si scalpella e si strappano pezzi di superficie fino a creare delle
degli effetti come quelli che possiamo vedere, questi strappi, no? Che poi possono essere colorati nei modi più diversi, anche per dare delle improbabili effetti di fusioni metalliche piuttosto che mare o altre figure geometriche. E importante è l'effetto che si viene a creare, perché proprio questo legno multistrato, poiché i vari strati sono intrecciati con venature incrociate e pressati tra loro, quando si strappano lasciano le venature che fuoriescono in modo assolutamente come un intreccio, e quindi a seconda del riflesso della luce, dell'incidenza della luce, danno degli effetti cangianti anche in ragione del punto di osservazione. Se ci si sposta cambia il colore, l'effetto visivo. Quindi questa è una particolarità. Poi c'è l'uso della sabbia, che è un altro elemento semplice, naturale, che noi poi siamo andati ad integrare anche recentemente con la resina, che è un prodotto industriale che però ci ha dato grandi effetti, grandi soddisfazioni. Fabrizio Di Nardo e Piero Orlando, ovvero i protagonisti di questo spazio Officina Materica. La tecnica delle loro opere è legno multistrato, con utilizzo di sabbia, resine e colori acrilici. Basta pensare alla complessità dell'elaborazione delle opere di due artisti che cominciano a lavorare il legno a colpi di scalpello vibranti, ma al tempo stesso mirati a costruire sul legno una serie di incavi armonici con la resina e la gradevolezza di colori acrilici sovrapposti. Dalla partenza al punto di arrivo il passo potrebbe sembrare breve, ma non è così, perché l'elaborazione che porta al completamento dell'opera è il frutto di un pensiero che gradualmente ferma la materia, per poi regalarci a opera compiuta quell'armonia che è anche forza del pensiero, forza dell'emozione. Lavorare la materia, ovvero tornare ai tempi antichi e riconoscere ai due artisti, Fabrizio Di Nardo e Piero Orlando, che cosa significa percorrere i tempi e forse precorrerli in un anelito di evoluzione e contemporaneità. Sono avanguardie artistiche di grandissimo spessore, ormai riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il laboratorio artistico di Fabrizio Di Nardo e Piero Orlando è un grande serbatoio di materiali da utilizzare, di idee in elaborazione o già in atto, perché vedo alcune opere già compiute e non esposte in questa rassegna, ma estremamente gradevoli e meritevoli di citazione.